La fila c'è della sostanza stupefacente, della droga, o meglio della finta droga, chiamata solo questa. Ma c'è stato bene. Da non sbarcare. Allora, siccome ci sarà l'arrivo in piazza di alcune automobili, vi preghiamo cortesemente di destare. E vengono chiesti documenti anche al conducente di questa rovesciatura per controllare la persona e poi procedere al controllo della macchina insieme al cane. Insieme al cane? Ma che il cane che vede dove è sporco? Che il cane che si vede dove è sporco, guardi. Che il cane che si vede dove è sporco? Si fa un controllo dei documenti e ora si procede al controllo della tua vettura. Dire che il cane inizia a cercare sulla macchina. Guardate, si è fermato in quel punto. Qualcosa ha sentito, oddio. Vedete che inizia, si è alzato su quel punto e ha iniziato a grattare proprio lì. Vuol dire che in quel punto probabilmente c'è della sostanza stupefacente, c'è della droga. Vedete che continua a segnalare insistentemente e giustamente viene premiato. Ora quindi andiamo a controllare se effettivamente lì c'è della droga e guardate, il collega ha trovato la droga. Di conseguenza vedete che l'altro collega procede all'arresto del conducente della copertura. Procede al suo arresto perché la droga, oltre a far male alle persone, è illegale. Di conseguenza questo soggetto è un narcotrafficante, un trafficante di sostanze stupefacenti. Proprio per questo è stato arrestato e sarà poi condotto in carcere. Questo quindi da ricordare che la droga, oltre a conseguenze sulla salute, porta anche conseguenze personali, nel senso che si può arrivare anche alla privazione della propria libertà, quindi a andare in carcere, ad essere arrestati, perché comunque sia è dannosa e illegale allo stesso tempo. Perché i documenti non erano giusti. Come nel caso precedente, vedete che il cane si disinteressa del luogo dove ha trovato la prossima occasione. Allora i ringraziamenti vanno al gruppo di...